L'Automobile Club di Modena compie 90 anni. La ricorrenza è stata festeggiata giovedì scorso, 17 marzo 2016, nel corso di una cena di gala durante la quale si è tenuta anche la premiazione del campionato sociale di servizio. Serata di gala per l'Automobile Club di Modena. Il sodalizio geminiano ha festeggiato durante una serata conviviale che si è svolta presso il ristorante Vinicio di Vimiglia Est i piloti modenesi che si sono distinti nel campionato sociale 2015-2016, giunto alla sua 40ª edizione. Una serata del tutto particolare perché oltre alle premiazioni del campionato sociale è stata celebrata anche un'altra importante ricorrenza, i 90 anni della fondazione dell'Automobile Club di Modena, nato nel 1926 ad opera di un gruppo di appassionati di motori, fra cui il mitico Enzo Ferrari. A fare gli onori di casa il presidente Giorgio Montorsi. Una cosa veramente che ci riempie di orgoglio essere arrivati al 90esimo anniversario della fondazione dell'Automobile Club di Modena. Era in gennaio del 26 che un nemmeno trentenne Enzo Ferrari insieme a alcuni notabili modenesi decisero di fondare l'Automobile Club di Modena. Devo dire che non è neanche stato uno dei primi perché l'ACI d'Italia era stato fondato 20 anni prima, ma allora Modena era una città essenzialmente agricola. Poi dopo c'è stato lo sviluppo che c'è stato e oggi possiamo veramente essere orgogliosi di avere che Modena sia considerata praticamente, credo unanimemente, la capitale dell'automobilismo sportivo, forse non solamente italiana, ma addirittura mondiale. Siamo tra gli ACI provinciali, siamo tra quelli considerati migliori, se non il migliore, e quindi sia come numero di soci, perché siamo secondi solamente alle grandi città come Roma, Milano e Torino, ma anche per tutto il resto. L'ACI oggi è una bellissima realtà, l'ACI modenese è una bella realtà, è una realtà che è sentita anche dalla città, che collabora fattivamente con tutte le forze dell'ordine, con tutte le autorità civili della provincia, del comune, per tutto quanto riguarda la mobilità e non solo, insomma anche la sicurezza stradale. Non ci stanchiamo mai di cercare, quindi facciamo dei corsi, facciamo delle cose, anche nelle scuole ci siamo mossi per andare nelle scuole a insegnare la sicurezza stradale perché è uno dei nostri pallini. Da sottolineare poi che il 2016 per l'Automobile Club di Modena si presenta come un anno pieno di novità. Anche noi cerchiamo di modernizzarci, anche se siamo sempre nell'ambito del parastato e quindi la burocrazia è sempre incombente, ma abbiamo cercato di organizzarci in tutte le cose che si possono fare via online per semplificare le cose agli utenti, come per esempio il classico appunto è quello della patente, che uno si fa il selfie, la invia direttamente. E praticamente lo potrebbe fare tutto da casa se non fosse solamente per la visita medica, che quella purtroppo deve essere fatta dal medico, se no potrebbe fare tutto direttamente a casa. Alla serata, per festeggiare i 90 anni di ACI Modena, era presente anche il presidente dell'ACI nazionale, Angelo Sticchi Damiani, che ha sottolineato l'importanza di questa ricorrenza. È uno degli automobile club più antichi, ma direi anche più prestigiosi. Un po' per le figure che in questi anni hanno caratterizzato e hanno guidato questo Automobile Club, basta pensare al presidente Orlandi e adesso il bravissimo Giorgio Montorsi, ma perché diciamo questo Automobile Club governa in un territorio che è la vera terra dei motori, e qui diciamo si sente il rombo dei motori anche di notte. Rimane questa sensazione di queste straordinarie macchine che vengono realizzate in questa provincia, e soprattutto basti pensare a un nome solo, quello di Enzo Ferrari, che credo sia il simbolo dell'automobilismo sportivo italiano, il simbolo
nel Made in Italy, il simbolo di tutto quello che forse di bello l'Italia ha prodotto in questi ultimi secoli. Soddisfatto dei risultati raggiunti anche il direttore dell'Automobile Club di Modena, Giuseppe Pottocar. Un grande orgoglio per noi poter dire di essere di fatto il primo Automobile Club italiano, nel senso che con i nostri 38.000 soci in rapporto alla popolazione siamo quinti in termini assoluti a livello nazionale dopo città come Roma, Milano, Napoli e Firenze, e siamo i primi nel rapporto automobilisti soci ACI. Possiamo dire in pratica che non c'è famiglia, non c'è azienda, non c'è situazione o ragazzo che non abbia qualcuno in famiglia che è socio dell'ACI. Questo per noi è un grande onore che in questa serata di premiazione dei campionati sociali, insomma, andremo a ricordare un po' a tutta la città, quindi alle istituzioni, ai nostri soci che sono rappresentati stasera e anche ai piloti, perché questa è anche una bella serata dedicata allo sport automobilistico. Un altro numero importante è 40, che è la 40esima edizione di questa serata. Noi ci ricordiamo dello sport automobilistico e ci fa piacere anche perché spesso l'auto viene vista come qualcosa che costa, qualcosa che inquina, poi si parla spesso purtroppo di incidenti stradali. Stasera abbiamo proprio il piacere di parlare anche della parte bella dell'automobilismo, cioè l'automobilismo sportivo. Premieremo tanti piloti, tenete conto che abbiamo circa 400 piloti tra licenziati XAI, quindi ufficiali di gara, piloti delle varie specialità che ogni anno rappresentano Modena in Italia e nel mondo, e stasera ne premieremo diversi. Sono poi seguite le premiazioni, una quindicina i piloti che si sono distinti nelle diverse specialità. Al termine della serata è stato infine attribuito il premio alla carriera Memorial Ingegner Angelo Orlandi, che è stato attribuito ad Andrea Bertolini, campione mondiale su Ferrari 458 GTE nel campionato GT. Ha ritirato il premio il dottor Luca Fuso, in quanto Bertolini si trova all'estero per impegni sportivi. L'amico Orlandi è il figlio dell'ingegnere Angelo, e quindi ci tenevo che stasera fosse qui con noi per questo premio dedicato a suo padre, quindi mi fa piacere che insieme a me possa premiare, mi spiace che Bertolini purtroppo non ci sia, comunque il premio è senz'altro meritato e credo che sarà una tradizione che rinnoveremo anche nei prossimi anni.